Amici telespettatori, amici del web, rieccoci con Polifemo, riprendiamo questi dibattiti. Beh, sarà, come dire, una corsa fino a maggio-giugno, quando si voterà per il rinnovo del Consiglio Comunale di Taranto. Tanta carne a cuocere, l'amministrazione comunale di Taranto è già in piena campagna elettorale, poi vedremo perché lo sto dicendo, e il centrodestra cerca di evitare quelle sconfitte rovinose che sono avvenute a Milano, a Roma, e intanto sembrerebbe sorgere una realtà non meglio definita, un gruppo che graviterebbe intorno a Gugliotti, i cosiddetti dissidenti. Poi capiremo se sono carne o sono pesce, se stanno in maggioranza ma poi fanno la fronda a Melucci, ma parleremo di tanto, tanto, tanto nel corso di questa puntata. Salutiamo i nostri ospiti, una singolar tensione tra l'avvocato Pietro Pastore, coordinatore cittadino di Taranto di Fratelli d'Italia. Buonasera. E Mimmo Cotugno. Lui appartiene come movimento, come partito ad Articolo 1, ma siede in consiglio comunale, nel consiglio comunale di Taranto, con la lista Bene Comune nella quale è stato eletto. Taranto Bene Comune. Taranto Bene, cosa avevo detto? Bene Comune. Taranto Bene Comune. Era candidato a sostegno di Pitetti. Poi l'amore apparentato con Melucci, apparentato con e ora Melucci. Con Pitetti come va? Ma Pitetti sembrerebbe un dissidente veleggerebbe verso transfughi da una parte e dall'altra, ce ne sono assai. Andiamo avanti. Pure Pitetti è un transfuga? No, assolutamente. Vabbè. Il ragionare di politica non vuol dire essere dissidente o meno, si ragiona. Perché poi ai tavoli ci sono tutti. Mi ha fatto anche impappinare. Ho detto veleggerebbe. Sì, perché non è che può essere sempre due contro uno. No, perché non è che può essere sempre due contro uno. Perché questa figura di Pitetti, io senti, politicamente sembra come il sesso degli angeli. No, assolutamente. In questa... Solo che ti vedo in difficoltà, un po' come stai con la Juventus quest'anno. Vabbè, la Juventus poveretta, lasciamola sì, stare. Sì. Pietro Pastore è juventino, quindi almeno no. Ma lo so, almeno mi dispiace. Milanista. Lui? Interista. Io ex milanista fino a che non è sceso in campo Berlusconi. Purtroppo... Vabbè, ora però è ritornato Milani perché Berlusconi se n'è andato. Seguo il calcio. Vabbè, ora al di là delle battute iniziamo questo dibattito, tanti gli argomenti. E allora, Pastore, da dove cominciamo? Dicevo, un'amministrazione comunale che in piena campagna elettorale, inaugurazioni di qua, di là, numerosi contributi anche ad associazioni, roba varia. Qualcuno ha detto, ma che siamo ritornati ai tempi della Di Bello? Lei ha vissuto i tempi della Di Bello, magari così, quando si vedono tante spese, tante così distribuzione lecita, per carità, di denaro pubblico lecita, però uno nota delle assonanze. Ma vabbè, sull'esempio che è stato riportato, sull'accostamento che è stato fatto, io molti avrei molto di stampa, da, molto ecco, avrei più di qualcosa da dire, beneficiari di contributi pubblici. Partiamo da quello che diceva prima, appunto, il sindaco Melucci. Sindaco uscente sta gestendo la cosa pubblica in modo discutibile per tanti aspetti, per quelle attività che sta facendo, che a nostro modesto parere rappresentano delle attività spot, perché poi di base purtroppo la politica degli annunci, cioè la politica della forma e dell'assenza di sostanza, perché tutto fumo e niente arrosto, si direbbe con un proverbio, un detto popolare, perché di fatto il degrado urbano è dilagante, di fatto purtroppo chi non vive nella nostra città non può non sostenere che
Purtroppo la città è molto sporca, per esempio c'è un problema sulla differenziata che andrebbe affrontato senza se e senza ma in modo decisivo. Peraltro differenziata che, come le ha detto prima, è stata pubblicizzata ai 4:20 su tutti gli organi di stampa, se non ricordo male veniva definita la raccolta, una cosa del genere. Ricordo che su tutti il i nome media... è la raccolta differenziata. Sì, sì, no, la... a raccolta. Sì, era il titolo che cercava di promuovere questa l'introduzione di questo nuovo sistema di raccolti di rifiuti che di fatto non ha funzionato. Secondo me il discorso è questo, mi rendo conto che ovviamente fare un discorso di differenziata è una svolta epocale per una città, perché bisogna entrare in una forma mentis diversa, perché ci sono persone che ancora purtroppo in certi quartieri buttano i sacchetti dalla finestra. Però c'è anche da dire che c'è un problema grosso in centro, a mio avviso, la... quella tipologia di cassonetti, di raccoglitori, sono molto ma molto piccoli e quindi non sufficienti a raccogliere appunto una quantità enorme di rifiuti. Secondo me quello è il grosso problema, poi ne parleremo anche con Cotugno, proprio la tipologia di cassonetto, proprio che essendo piccolo a campana ha una capienza limitata. Ma ora non voglio entrare nei dettagli, stiamo parlando più in generale, ecco, di vivibilità urbana, ora se no andiamo proprio alla politica delle buche e dei sacchetti dell'immondizia. Però prima va verificato, cioè andava prima verificato come si potevano installare questi sistemi di raccolta dei rifiuti e dopo attivare il sistema, perché diversamente i risultati sono quelli a cui assistiamo ogni giorno, dove il sistema è in tilt, è chiaro. Cotugno, allora abbiamo parlato di vivibilità, poi questa pioggia di contributi. Allora, partiamo, che sono leciti, per carità, però dalla chiaramente vivibilità, perché mi fa specie in questa città non ricordare l'abisso in cui qualcuno l'ha portata, e ancora si continua a dire non preferisco non parlarci. Notizie di stamattina, oggi in commissione siamo stati costretti ad approvare un debito fuori bilancio di un certo inceneritore per quasi 10 milioni di euro. Nessuno si accorgeva di nulla. Ricorsi fatti 2002-2003, non abbiamo trovato iscritti da nessuna parte. Ora, naturalmente, finita la fase 2018 in cui finalmente Taranto ha potuto cominciare a svincolarsi e a poter far sì di poter investire, presentare progetti che erano pronti, ma non potevi chiedere finanziamenti, adesso ci sono i cantieri aperti, perché poi 10 anni, e grazie alla Giunta Stefano che ha saputo mettere da parte per provare, ma non poteva, non aveva capacità di spesa. Poi arriva un momento, però non aveva che neanche capacità di creatività. Non è che dobbiamo fare due contro uno. No. Allora, la capacità di attività, io sono stato molto critico in tante occasioni, soprattutto quindi, per chi ha fatto amministrazione o fa amministrazione, anche viene dalla possibilità di spesa. Allora, se non hai la possibilità di spesa neanche per pagare il progetto, perché non hai i soldi, da dove vai a progettare? Difatti, non è una novità il fatto che le 73 schede CIS sono state fatte in 3 mesi, tra marzo e aprile del 2017, in attesa di uscire nel 2018 ufficialmente, ma non con soldi alla mano. Siamo usciti dal dissesto, abbiamo potuto fare in modo di candidare i progetti per Taranto ai finanziamenti nazionali. Allora, che un'amministrazione che un'amministrazione spenda e investa è certamente un segno di vitalità della stessa, e siamo d'accordo. Però poi la cosa che può essere criticabile, censurabile, è il fatto che ci sono dei contributi a gogo, a pioggia, verso i soliti noti.
E allora questo poi crea un po', crea disappunto. Io sono abituato a leggere le carte, i bilanci. Cioè, se io do a certi organi di stampa migliaia di euro, io sistematicamente qualcosa non funziona. Io sono abituato, e può anche non funzionare. No, è lecito, ma molto opinabile. C'erano organi di stampa e TV che campavano ed erano parliamo di oggi, aperti. Lasciamo stare. Non vediamo, non vediamo che quelli che facciamo. No, non vediamo. Vabbè, ma non dobbiamo vedere. Perché, allora, andiamo sulle cose serie. Andiamo sulle cose. No, perché se continuiamo a giocare con le parole, così come accade in consiglio comunale, da parte di chi non ha mai voluto ammettere gli errori del passato, mai voluto ammettere gli errori del passato. E il non controllo del passato adesso, ma uno spot Taranto Capitale della Cultura che ti costa 76.000 euro e che sinceramente non li vale, probabile pure io non lo so, non vado a vedere, io alla fine faccio i conti, faccio i conti con quello che possiamo e non possiamo. A proposito di differenziata, perché ricordo anche che sono il presidente della commissione ambiente, abbiamo qualche problema con la differenziata. Tanto per cominciare, non sono d'accordo col presidente dell'AMIO, l'attuale presidente dell'AMIO, quando dice che sono i tarantini che sono sporchi. Purtroppo ci siamo trovati a essere dissidente con tu. No, scherzo. Io sono quello che sono e le cose le dico ufficialmente, chiunque sia, perché forse c'è qualcosa che non va sul progetto, però sul progetto, perché noi abbiamo adottato un primo piano di raccolta differenziata col quale noi avevamo una vecchia raccolta differenziata e ci abbiamo messo forse 7 anni per far sì che l'AMA Talsano San Vito partisse quella differenziata porta a porta, che era possibile fare in quella zona, visto case basse e visto strade non trafficate come potevano essere. Ricordo che l'unica cosa buona di quella raccolta differenziata, che ci abbiamo messo anche tempo, è che ci ha fatto uscire fuori circa 850 attività produttive non iscritte alla Tari o alla Tarsu, e che ha dovuto, dovendo avere la pattumella per forza, ha dovuto finalmente iniziare a pagare, dimenticato. Dopodiché si è partiti con la stessa idea della pattumenda porta a porta a Paolo VI. Paolo VI purtroppo è una situazione particolare, molto particolare, dove il porta a porta poteva sì essere fatto con la pattumella condominiale e quant'altro, ma purtroppo non diventa facile in quella zona utilizzare. Dopodiché si è dovuto cambiare, perché il servizio a pattumella sulla Taranto consolidata non poteva assolutamente presentarsi. Faccio l'esempio della zona di Trecarrare, la zona del Borgo su alcune strade, dove non è che potevi mettere le pattumelle, dovevi cambiare assolutamente, e questo abbiamo fatto dopo 2 anni di prova, diciamo che... e questo abbiamo fatto. Poi c'è stato il Covid, non dimentichiamo che nel frattempo è successo un po' di tutto. Sono arrivati i cassonetti, i primi cassonetti. Sono cambiati anche molti assessori. Io do la linearità, interessa poco quello che c'è. La linearità. Sono cambiati molti, abbiamo cambiato il metodo, abbiamo cominciato ad utilizzare l'ingegnerizzato. Ingegnerizzato che sì è piccolo, sicuramente, però c'è una cattiva volontà da parte di qualcuno. Da parte di qualcuno per far sì che questa città appaia sporca e non capace di curarsi. Devi far finire, perché io non capisco come, malgrado vengano presi, si continua ad avere una città su alcune zone in particolare, sembra fatta apposta, dove abbiamo vicino ai cassonetti vecchi, abbiamo di tutto, quando non costa nulla chiamare la persona che ti deve svuotare casa e dirgli ti do le monetina quando vai all'isola ecologica e vai a scaricare e mi porti la ricevuta. Ma è una questione di mentalità non semplice, è molto difficile. È questione di risparmio. Forse ci vuole il metodo CITO.
in certi no, casi. No, non occorre il metodo C, perché il metodo C devi mazza e panelle tu. Fanno i figli belli, panelle senza mazza ma fanno i figli pazzi. Sono parecchi che sono stati buttati. No, ma su questo sono d'accordo. Sono parecchi che sono stati buttati. Sulle videotrappole sono favorevolissimi. E come, no, non solo, anche di persona, perché ci sono chi accompagna o chi va in giro, che nel momento in cui si accorge, immediatamente interviene. Come mazza e panella, tutti quanti vogliamo avere un cane, tutti quanti non abbiamo bisogno di qualcuno che ci stia dietro per dire ci vuole la paletta e ci vuole l'acqua, certo. Però questo non è il 100% dei tarantini. Ecco dove mi trovo in diatriba col presidente dell'ANCI. Però basta un 10% quel 10% che ti distrugge. Fa apparire. Allora lì è questione di non programmazione, o è questione di mentalità, o di qualcuno che lo fa apposta per far sì che. Ok. Punto. Allora, intanto l'argomento mi stimola, perché dicevamo, se da un lato Melucci è in piena campagna elettorale, assessori tecnici che lasciano la veste tecnica e diventano politici. No, anche si diventano staffisti, ma anche è nata la lista Taranto Crea, dove c'erano assessori, ci sono assessori tecnici, no? Come almeno quelli erano assessori tecnici, mi riferisco a Manzulli, mi riferisco all'attuale assessore vice sindaco Marti. Diciamo che il centrodestra c'ha molto ma molto da inseguire, perché Melucci in questa corsa è molto ma molto avvantaggiato. Gestire una città ovviamente consente da una certa forza anche in campagna elettorale. Centrodestra c'ha molto 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 da ricostruire. Abbiamo realtà, mentre Fratelli d'Italia a Taranto è una realtà, soprattutto nella provincia, consolidata. La Lega di fatto non esiste. Beh, anche in città comunque. Anche in città, no, ma dico, però in genere, per esempio, le espressioni consiglieri regionali, no? Sì, sono espressioni della provincia, ragione. Storicamente. E dicevo, poi la Lega di fatto non esiste a Taranto. Pensate un po', una Lega che non ha a Taranto un coordinatore provinciale. Ce l'ha da poco, da due giorni. Prima non ce l'aveva. Cioè il commissario. Eh sì, ho capito, però. Ma non aveva un coordinatore cittadino, non ce l'aveva, cittadino non ce l'aveva. Non so se ce l'ha, forse non ce l'ha neanche ora. Non ce l'ha, perché sì. È stato eletto, nominato, no? Commissario o segretario? Sì, sì, mi risulta che anche il dottor Gigi Laterza, ma un commissario cittadino o un segretario cittadino mi pare non esserci. Poi mi risulta che abbia entrambe le deleghe, sia per capito, la segreteria sì, però, cittadina che quella provinciale. Però, comunque sono comunque, problemi fatti loro. Forza Italia cerca un po' di riprendersi, e soprattutto, secondo me, il problema grosso del centrodestra è la individuazione del candidato sindaco. Perché un candidato sindaco chiaramente ha un peso, a maggior ragione se devi battere Melucci, che già sta andando forte. Ora pare che entro metà novembre, poi c'è stato, anzi parliamo dell'incontro, oggi stiamo registrando che mercoledì, ieri martedì a Bari c'è stato un summit di tutto il centrodestra, regionale, provinciale, quindi credo che si sia deciso di stringere i tempi e per il 15-20 novembre partorire questo nome. Insomma, ci sono alcuni nomi all'orizzonte, c'è un nome che va molto... molto gettonato, quello dell'avvocato Egidio Albanese, già avvocato dei Riva, fatto storico. Già avvocato anche dei Riva. Anche dei Riva. Okay. Anche dei Riva. Chiariamo. Massimo rispetto per Egidio Albanese. Egidio è una persona che io stimo, è una persona per bene, è un professionista serio, giustamente fa l'avvocato, può fare l'avvocato dei Riva, può fare l'avvocato di Luigi Abbate se impazzisce e ammazza una persona, è giusto così. Però ci sono anche ragioni di opportunità da parte del centrodestra di candidare una persona che comunque ha avuto a che fare, seppur professionalmente, con i Riva, in una situazione che è quella che è a Taranto, in cui chiaramente la maledizione dell'Ilva e le maledizioni contro i Riva purtroppo si alzano
dagli ammalati di cancro e dai familiari dei morti di cancro a causa di quel mostro. Ora io dico, ma il centrodestra non poteva partorire una scelta politicamente migliore, senza nulla togliere ad Egidio Albanese, persona squisita, garbata, forse anche troppo moderato, che poi veniva dal centrosinistra, rapporti con Pelillo e con l'Asinello, quindi so, ma chi l'ha prescritto, il medico? Chi ha prescritto al centrodestra di puntare su Albanese, il medico? Allora, direttore, lei ha, parliamo ha, di, dell'incontro, ha detto di... tante cose, ha fatto un excursus abbastanza ampio, quindi una disamina. Partiamo, una disamina abbastanza ampia, quindi partiamo dal presupposto che il centrodestra nella riunione che si è tenuta ieri a Bari ha voluto confermare la volontà di voler puntare alla vittoria delle elezioni. Vittoria che verrà raggiunta con un centrodestra unito. Ovvio, non è che poteva puntare alla sconfitta. No, voglio dire, no, per finire il concetto. Sì. Cioè, naturalmente gareggiare, come diceva lei prima, visto che secondo la sua prospettazione Melucci è più avanti a noi, le devo dire che noi ci stiamo allenando intensamente. Poi magari per... chi entra Papa poi esce Cardinale, no? Quindi è tutto quindi, da vedere. Voglio dire, c'è un piccolo particolare, non si fa mai, non si tiene mai conto di una cosa importante, che sono i cittadini che votano, eh? Questa è la cosa più importante, non è che... Poi vedremo se l'allenamento, la nostra tipologia di allenamento o quella di Melucci sarà idonea per raggiungere il traguardo sperato, che è quello di riportare il centrodestra al governo del Comune di Taranto. Ci stiamo organizzando, le segreterie dei partiti, inclusa la neo nominata segreteria provinciale della Lega che ha individuato il dottor Laterza, il coordinatore provinciale cittadino, sono in costante contatto per elaborare tutte quelle strategie che ci condurranno alle elezioni amministrative 2021. Sul tavolo c'è una rosa di nomi, quindi io non mi sento in questa sede di poter parlare... Ci giochiamo parlare. Una pizza e birra? Che esce il nome di Egidio Albanese, è anche un modo per invitiamo pure Cotugno, ci scommettiamo una pizza e birra, io scommetto una pizza e la offro anche a Cotugno, è un modo per stare insieme, facciamo Polifemo in trattoria. Guardi direttore, io accetto la scommessa, con piacere, però le dico insomma che non mi dispiacerebbe insomma se una personalità di tale levatura comunque volesse intraprendere un percorso anche politico, quindi già l'aveva intrapreso, ma non mi risulta che si sia mai candidato. Beh, comunque la nomina adesso del senza... CTP è anche figlia dei partiti, comunque senza entrare nel merito delle persone che la tra l'altro sono assenti e non si possono di difendere, quindi elezione dei partiti non dimentichiamo. E la nomina di Albanese presidente del CTP, cos'è, opera dello Spirito Santo? No, sto dicendo perché si continua a giocare con più mazzi di carte senza volersi presentare con un programma serio. Vale anche per Bitetti questo punto? Vale per tutti. Quindi anche per Bitetti? Vale per tutti. Vale per ma perché poi tutti. Non ho capito poi avete fatto allora un centrodestra che nel 2017 non ha avuto la faccia di presentarsi con i propri simboli evidentemente non aveva nulla da raccontare, allora se proprio si vergognava del passato questa è la allora verità. Non può essere un centrodestra che continua ad attaccare e non voler ammettere gli errori del passato e presentare un programma ufficiale. Che cosa intende fare per Taranto? Ecco. Che cosa intende fare per l'Ilva? Ah, e voi cosa intendete fare per l'Ilva? Allora, voi di centro-sinistra, parlate sempre di decretore. No, voglio capire. Tu non puoi fare... No. Quello che si mette in mezzo, no, perché vedo quello che c'è da qua. Ma tu stai... Fai il provocatore, però devo in mettere questi il sale, anni, se no... Io personalmente ho avuto la capacità di dire smettiamolo di giocare sul discorso, l'Ilva la chiudiamo, ci sono 12.000 diretti e ci sono altre 12.000 e altri 12.000 10.000 scusate ma dal 2000 al 2005 i tarantini hanno fatto la corsa ad entrare in Ilva. Non è che me ne posso dimenticare. Non sapete dal che facevano anche la 2005, corsa per il paradiso contemporaneamente. Dal 2000 al 2005, mica la colpa è mia. E poi no, e mica la colpa è mia. Poi si guadagnavano il posto dopodiché, per il paradiso. Dopodiché l'Ilva
tutto quello che vogliamo. L'Ilva è inutile che ci hanno provato tutti, 5 Stelle, poi dirò una cosa. No, io sto parlando di programmi, ecco. Cioè illudere i tarantini, no. Adesso basta. Allora, una forza politica deve prendersi il carico di dire si chiude e abbiamo a disposizione 25.000 posti di lavoro. Certo. Dove stanno non lo so. Posso? Solo per smantellare il mostro. Sei forza politica. No, sono forza pensante. Sei forza politica. Sono pensante. Poi far rispondere, a meno che non intendi scendere in agone politico. Al momento no. Poi l'hai fatto tempo addietro. Potrei rifarlo. E potresti rifarlo. O non rifarlo proprio. Basta che non fate San Bassano. No. Basta che una candidatura di servizio. Se mi consente, solo... Io non sono. Possiamo darci il tuo, grazie. No, con piacere. Ma pure noi ci diamo del tu. Mi dà proprio fastidio. Ho detto, mi consenta il direttore. Comunque. Diamoci del tu, perché nella vita di tutti i giorni ci diamo del tu. Ti ringrazio. Però io prima ho fatto, insomma, non ho replicato. Io voglio dire una cosa. Allora, Fratelli d'Italia è in grandissima salute. Il nostro progetto di riqualificazione della città è alternativo a quello che sta facendo Melucci. Secondo il nostro modesto modo di parere, Melucci è assente sui grandi temi. Qui dobbiamo capire una cosa una volta per tutte, secondo la nostra prospettazione. Un conto è pensare all'ordinario, e cioè fare le strade, fare i marciapiedi, sono dei doveri di un amministratore. Pensare invece ad uno sviluppo migliorativo per il territorio lanciato nel tempo e invece rappresenta l'indice di un amministratore virtuoso. Entro ancora di più nel merito. Abbiamo avuto l'università, la facoltà di medicina, la nostra situazione infrastrutturale, e mi riferisco alla stazione ferroviaria, mi riferisco al porto, mi riferisco alle dismissioni delle aree demaniali che purtroppo non se ne sente parlare. Cioè, nel quinquennio Melucci, cioè, ormai è tempo di bilanci, hai fatto prima dei bilanci su amministrazioni passate, e poi ti farò un inciso anche per farti riflettere anche sull'argomento. Oggi è tempo di bilanci. Allora, quali sono i grandi progetti che sono stati portati avanti dall'amministrazione Melucci possono fare la differenza per distinguerla e per considerarla un'amministrazione virtuosa? Questo è il nostro concetto. Allora, noi siamo lanciati invece verso il governo della città per una Taranto futuristica che non può prescindere dalla dismissione delle aree demaniali, da una riqualificazione del territorio. C'è il problema, ad esempio, dello stabilimento ex Cementir, che è completamente abbandonato al suo destino, e noi vogliamo intervenire sui grandi problemi del nostro territorio. Non vogliamo soltanto curare come nel frattempo sull'ex Cementir, che cosa c'è da fare? Quell'area va bonificata attraverso dei finanziamenti che un sindaco virtuoso dovrebbe andare finanziamenti per le bonifiche al cimitero bloccati da ricorsi e contro ricorsi, e noi abbiamo ancora un cimitero di Taranto in completo abbandono. Scusa, però facciamolo completare, però io non è certo dall'amministrazione non ho l'abitudine di perché perdo il filo. Allora, noi pensiamo che quelle aree industriali dismesse debbano essere bonificate. Come? Allora, il sindaco Melucci è un sindaco di matrice centrosinistra, PD. Il governo del paese è di natura centrosinistra. Allora, si è allargato, però diciamo, quando è stato eletto Melucci, il governo era vedere Speranza e Salvini esclusi, è una cosa ridicola. Tutti esclusi Fratelli d'Italia. Tutti esclusi i Fratelli d'Italia. L'unica coerente che ha dimostrato di non avere appetito per le poltrone è stata Giorgia Meloni. Quindi Fratelli d'Italia è si da sola, perché oggi il suo candidato a sindaco è andrà da solo. Posso finire? Come parlano nel quadro nazionale. No, dobbiamo quadro nazionale, sto parlando io.
No, io stavo cercando di focalizzare l'attenzione sul caso Taranto, sempre sul discorso Taranto. Lei mi ha detto quali sono le vostre idee, che cosa volete fare. Sicuramente inserire dei limiti di velocità a 30 km orari non è uno strumento che può decongestionare il traffico urbano. Sicuramente a realizzare delle piste ciclabili discontinue e frazionate non è sicuramente uno strumento che ci può permettere di creare una mobilità alternativa. Facciamo un esempio: se noi dovessimo andare adesso con un monopattino, con una bicicletta in centro, lei, dottor Abbate, ha idea di quale strada ciclopedonale dovremmo percorrere? O mi spiego Impossibile. meglio, cioè come potrebbe, se noi lavorassimo in centro, no? Quindi da Viale Magna Grecia dovremmo Io per spostarci esempio stassi, io fino ad abito in Aquino. centro, in via Come? Pupino, voglio Benissimo. andare in via Pupino Allora, in il bicicletta. concetto qual è? Come Allora, faccio? c'è un problema di fondo, non si può, questo è lo stesso problema della differenziata, cioè non si possono prima applicare alcuni programmi e poi dopo dire ho sbagliato, forse avrei potuto fare meglio. Fate degli studi di fattibilità, vedete com'è meglio è possibile organizzare il traffico urbano. Volete fare le piste ciclabili? Noi siamo favorevoli alle piste ciclabili e a qualunque strumento di mobilità alternativa che può essere inserito all'interno del territorio, però va fatto con dei criteri. Allora, abbiate il coraggio anche di modificare il piano di viabilità del traffico. Abbiate il coraggio anche di modificare i parcheggi, creando dei nuovi parcheggi. Le faccio un esempio. Quelle amministrazioni che lei richiama sempre in continuazione, io le parlo fino al 2006 che ero amministratore pubblico. Uno, le voglio ricordare che molti dei consiglieri che hanno approvato quei bilanci oggi siedono in maggioranza con voi. Dal Presidente del Consiglio Comunale in giù. Quindi, no, siccome c'è stato un passaggio prima nel quale si evidenziava che no, ci vogliamo dimenticare quello che è successo, non è successo niente. Sino a prova contraria, le sentenze della magistratura non hanno addebitato nessuna responsabilità per il dissesto del Comune di Taranto. Quindi, nonostante immagino che annoieremo ancora una volta i nostri telespettatori che sentono questa cosa, però siccome siamo stati chiamati in causa, quindi questa cosa va precisata. Rispetto poi alle elezioni amministrative del 2017, dove i partiti hanno deciso di togliere i simboli, la È cosa è stata un roba po'. da Sarri a imporlo. Ma era un E il altro momento. centrodestra ha Chiedo piegato la scusa, testa. era un altro momento storico, era un altro contesto. Quindi io onestamente poi, le dico francamente, io faccio il coordinatore di Fratelli d'Italia da 2 anni, quindi non mi sento di poter sindacare le scelte che sono state Vabbè, fatte comunque. in altri contesti storici. Però tutto sommato, allora, questo è il nostro ragionamento. Cioè, noi peraltro vorremmo a volte avere anche la possibilità di poterci confrontare con l'amministrazione, cioè, cosa che invece non è stata mai accolta, almeno da quello che mi Ma riferiscono i esiste nostri. un'opposizione, tranne Vietri che è più attivo, devo dire, Giampaolo ma il Vietri, sì. resto li vedo molto, ma molto Posso bene. dire, Basti posso considerare dire che qualcosa adesso? Ciraci da una Perdona, storia di posso dire, centrodestra, di perdonami. destra, Allora, finisce a io ho sinistra. chiesto programmi, mi hai fatto giustamente una declaratoria di quello che secondo te non va. Uno, aree demaniali in dismissione. Stai parlando con uno che ha cominciato le operazioni per le dismissioni nel 2006, non potendo essere accompagnato da un'amministrazione comunale, e facendo tutto con la provincia di Taranto, perché naturalmente sul comune di Taranto non c'era fiducia. Abbiamo cominciato con il co-uso del centro sportivo di Marie Depard, dopodiché sono passati all'amministrazione comunale, e forse faresti bene a fare un giro a Taranto, c'è una zona, si chiama ex Baraccamenti Cattolica, con annesso teatro e cinema, cantierizzata, penso che fra un anno, perché la prima parte è stata assegnata alla ASL. E purtroppo i ritardi sono perché quando si è andato a scavare, come sempre accade a Taranto, si è trovato di Però tutto. bisognava studiarlo prima. No, 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 quello è studiato da 100 anni, purtroppo c'è Sì, quel allora problema. non si E realizza. 100 anni fa, però l'arsenale, il demanio militare, lì ci aveva messo proprie strutture, È proprie cose. coprito Quindi, col cemento.
cent'anni fa stiamo parlando, sì, no, no, no. Ma se per questo Taranto non dovrebbe essere proprio per non parlare dell'anfiteatro che dovrebbe essere non dovrebbe esserci proprio presente, c'è il parcheggio di asfalto, ma Taranto non dovrebbe esserci proprio, anche sotto il mio palazzo scoperto 20 anni fa dove abito io, che c'è una fornace sotto chiusa, il mio palazzo è del 58, che devo fare? No, per carità. E come quelle, ce ne sono tantissime di cose tombate e chiuse in tutta quanta la città. Difatti, quando andiamo sotto i 2 metri, quando andiamo a fare uno scavo per l'acquedotto, quando troviamo sempre di tutto, allora Taranto non doveva proprio. E questa è la vera ricchezza, non l'Ilva. Non doveva essere proprio edificata. No, beh. Ma allora, quindi le aree demaniali, man mano che ce le hanno date, abbiamo trovato il modo per far sì che diventino apprezzabili per la città, apprezzabili per il turismo e per la cosa. Se poi mi sentiamo quali sono le altre aree, perché vorrei proprio capire, quando parliamo di demanializzazione, di che aree stiamo parlando? Dell'ex arsenale. L'ex arsenale? Sì, dell'arsenale vecchio. Arsenale vecchio? Sì, sì, dell'arsenale vecchio, di via Magnaghi. Ma quando è stato dismesso? La stessa isola di San Paolo. Quando è stato dismesso? Quando è stata città, ma lo sai che là dentro ci lavorano ancora 2000 tarantini circa fra Taranto e provincia di personale civile, ci lavorano le imprese private che fanno arsenale, dopodiché i bacini dove li fai? Allora, perché i due bacini no perché quello. Bisogna allora delle altre parti delle arsenali andate che sono state demanializzate. Sempre roba vecchia, ringraziamo chi si è succeduto tranne per un breve periodo a Marina Sud, tranne per un periodo in cui abbiamo trovato grossi ostacoli come città, quasi non volessero che facessimo operazioni. Metà dell'arsenale Palghina Torpediniere sta in fase di già progettualità da parte dell'autorità portuale che ci ha messo i soldi per farci l'attracco degli yacht. Naturalmente dovevamo aspettare che andasse via il Veneto, che nella mente di qualcuno bisognava riutilizzare per fare la bonifica del Veneto solo per l'amianto, occorrevano dei 10-12 milioni di euro. Dopodiché, volendoci fare un museo là sopra, dovevi metterla a posto tutto quanto. Quanto costava un biglietto là sopra? Ho capito, però. Quindi, di conseguenza, devi far finire. Sempre meno del 6GP. Vabbè, siamo da una vanna all'altra. No, no. Siamo da una vanna. Allora, mi segui un filo. Il 6GP è costato. Io sto provando a rispondere su fili logici. Se tu vuoi saltare da una parte all'altra. Continua soldi pure. Per soldi, spesa soldi per soldi, intanto c'è una progettualità in atto, intanto si stanno muovendo le cose, poi perdonami, la velocità 30 all'ora è prevista davanti a zone dove ci sono le scuole, davanti a zone ed è previsto dal codice della strada e io ho mio figlio in un paese del nord a guida leghista, in una città del nord a guida leghista. A maggio sono stato lì, c'erano già i 30 all'ora. Sì, quindi ma di conseguenza, se vogliamo, è come lì, io non ci sono semafori, però qui si è fatta una guerra ai rondò. Allora, chiariamo perché una noi non siamo capaci di utilizzare. Allora, lo sanno utilizzare. Allora, chiedo scusa. Ad esempio, questo è vero. Benvengano le piste ciclabili dei rondò, virgola, laddove hanno una allocazione, una collocazione logica e sensata. Allora, scusatemi, io voglio capire, io interpreto il pensiero della signora Maria, non di Luigi Abbate, la signora Maria. In Viale Magna Grecia, il lato appunto, considerate dove è stata fatta la pista ciclabile, il lato dove c'è la Conad verso la Concattedrale, il marciapiede all'improvviso si è gonfiato, è uscito incinto. Nel senso che per creare la pista ciclabile, questo marciapiede che era lineare si gonfia, fa una pancia, questa pancia produce appunto un marciapiede enorme e una carreggiata ristrettissima, di tal che quella carreggiata non può ospitare più di 2 macchine. Se c'è un'ambulanza,
bisogna pregare il buon Dio e basta. Allora domanda, ben vengano le piste ciclabili e sapete quanto io sia ecologista, però scusatemi, il formaggio non si può mettere ovunque, si può mettere laddove ha senso metterlo. Questo è lo stesso discorso dei cordoli. Cotugno, lei non fa il caffè, non questo mette il formaggio stesso, nel caffè la mattina. Questo è lo stesso discorso che in questa città non vanno bene i cordoli, no, per distinguere, no, le corsie preferenziali. Ma sui cordoli ha fatto un casino, ma meglio le video, No, io resto dell'avviso che sono meglio i cordoli. Io ritengo che ti si possa assicurare che alcuni commercianti di Taranto, dei vari comitati, poiché ho fatto anche l'assessore al comune di Taranto per un breve periodo, vennero a minacciarmi in consiglio comunale perché ero uno di quelli che riteneva che i cordoli era per educare prima di tutto coloro i quali consentivano per loro in via Cesare Battisti. Il cordolo produceva ugualmente la doppia fila. Sì. Dovete far trottare i vigili a fare multe. È la verità. Non ha senso, perché oltre il cordolo si crea la doppia fila e la carreggiata si restringe ancora di più. Io ho visto su Cesare Battisti quando c'era un certo negozio che se c'erano, a parte tutto che Cesare Battisti, grazie a qualcuno che ci ha pensato, e a strisce blu alternate, a macchie di leopardo. Perché comunque tengo a precisare che a partire da Via Leone in più, in giù a scendere dove ci sono le strisce a macchie di leopardo, non esiste la concessione, la possibilità di parcheggiare sulle strisce blu senza pagare come c'è in centro. Questa è una vecchia concezione, cioè di chi ragionava, proprio per andare incontro ai commercianti che chiedevano le strisce blu per far andare i commercianti. Allora noi residenti dobbiamo girare per trovare le strisce bianche. Dopodiché, una volta messe le strisce blu vuote durante il giorno, macchine sulle strisce bianche, con macchina in prima e in seconda fila. È capitato a me di dover farmi il giro dei negozi, trovare di chi fosse la macchina che avevo dietro ed era del commesso o del proprietario proprio di quel negozio. Allora, serve l'azione dei vigili. L'azione dei vigili. Ti tengo a precisare che grazie sembra a quella storia che lui non vuole che si ricordi. Io mi ricordo. Non potevamo manco assumere. E abbiamo una tuttora, con tutto che abbiamo fatto un po' di assunzioni, si sono riprese. Abbiamo sempre un terzo del fabbisogno per questa città, un terzo del fabbisogno di questa città, quindi abbiamo ancora tante assunzioni da fare. Il problema è questo. La campagna elettorale sino a giugno siamo convinti dilatando il discorso. Senti, allora, se proprio vogliamo, noi almeno non stiamo spendendo soldi per fare inaugurazioni di pompe che buttavano aria in acqua, 500.000 euro utilizzati una sola volta, quando doveva venire il grande capo all'epoca, e mai più utilizzate e buttate. 500.000 euro stanno buttando sotto il mare. Io non volevo arrivare a questo livello, però purtroppo sono costretto a replicare. Allora, avete dato i contributi per candidarvi a Taranto, capitale della cultura, e avete fatto fare una figura pessima a livello mondiale alla nostra città. Avete dato 2.500.000 euro a una SEGP durata 3 giorni, 3.500.000 euro, grazie direttore, per una manifestazione ha avuto un eco di nicchia rispetto all'investimento che è stato fatto. Vengono concesse contributi a enti pubblici e privati in modo continuativo, vengono rinnovati i contratti nelle municipalizzate dei soggetti assunti a tempo determinato, quando invece dovresti assumere vincitori di concorso. Allora, guardi, non entriamo nel merito, perché io penso che il dibattito qui all'interno delle trasmissioni condotte dal dottor Abate ha un'altra sfumatura. Allora, Denunciasse, tanto per cominciare via Marco. Qui non stiamo dicendo
Qui nessuno sta paventando ipotesi di illegalità. Noi abbiamo visto cosa succedeva a Via Marche. Cosa succedeva a Via Marche? Un procuratore capo finito in galera. Comunque, detto questo, mi scusi, io sto cercando soltanto... Senza nulla togliere alla maggior parte dei magistrati verso i quali ho sacra ammirazione. Se però la questione per Ilva, questo, e torniamo alla madre di tutte questo, le guerre... Faceva capire certe corruttele, certe collusioni. Vabbè, che, mi devo ricordare a chi faceva capo dire, un pubblico ministero che dire, ha ucciso un senatore della Repubblica, ha ucciso politicamente. Mi devo ricordare di quale parte, perché adesso se ci siamo tolti le magliette di chi eravamo nel lontano 97-98, soltanto non è che capo, è molto triste, le magliette ce le cambiamo, no, ma in giro è sempre lo stesso. Vedere i presidenti di provincia arrestati, Florido prima e Tamburrano dopo, il procuratore capo della Repubblica, già procuratore capristo, idem. Questo fa capire come il sistema Taranto è un sistema marcio, il senatore Loreto, a partire dalle istituzioni. Il senatore Loreto, ma ce ne possono essere 10.000. No, lo devi dire. Il senatore Loreto. Caso di Di Giorgio. Certo. Con chiaro intendo politico. Cioè, siamo d'accordo. E queste cose si dicono. E certo, e che chi è queste che cose si e chi dicono. È che le nasconde? Però un'altra cosa, Cotugno, e torniamo al discorso di prima, e se no poi ci disperdiamo in mille rivoli. Quello che io dicevo, le piste ciclabili, torniamo all'origine, le piste ciclabili, questo voler essere europei, ben venga, per carità di Dio, ben venga a spendere i soldi frutto di finanziamento pubblico, di finanziamento europeo, di fondi europei, ben venga, però anche bisogna usare la logica. In quel tratto di Viale Magna Grecia, fare quella pista ciclabile è stato un aborto, perché è andato a strozzare il traffico. Se si trova un povero disgraziato in un'ambulanza, ci lascia le penne, è vero o non è vero? Ditemi voi, un'ambulanza che si trova in quel tratto, da dove se ne esce? Ditemi, mi dica Cotugno, da dove se ne esce? Cosa fa? Vola? Allora io mi trovo, faccio un incidente stradale, arriva l'ambulanza, io mi trovo imbottigliato in quell'imbuto. Allora, io cosa faccio? Uno, ancora non ho capito, in questa città le piste ciclabili dove volete che si faccia? Dove si possono mettere si mettono? Dove? Si possono allora, fare non si nome fanno. Cognome, lì non zona. Lì non andava, e via. Lì non andava fatto. Allora non è più una pista ciclabile in tutta la città. E allora non si fa in noi tutta vogliamo, la città. E vogliamo, ancora devo capire se vogliamo fare, vabbè, ma se in tutta la città lo vogliamo tutti. In tutta la città. Quindi nel momento in cui la facciamo, però qui no, perché no? Ma perché? Qui no, ma perché dove no? È possibile è posso fare una provocazione. Prego. Hai detto che abiti in centro. Sì. Che ne pensi se chiudessimo l'intero centro e lo facessimo tutto quanto zona ZTL? Sarei favorevole. Tutto! Come le altre città. Tutta zona ZTL. Vediamo, facciamo la proposta? Si prova. Facciamo la proposta. Si prova. No, si uno vede, che ci viene l'ambiente. Uno che ci si vede come funziona. Ma prima bisogna fare i parcheggi. Bisogna fare prima i parcheggi. Si fa uno studio di fattibilità. Nel frattempo, evidentemente. Stiamo ragionando, però. Non siamo. Sono fatto così. Sono fatto così. Stiamo ragionando. È un ragionamento. A noi fa piacere. Quando andavo con Lello, come collaborare, mi veniva lo Zella. È un sanguigno. No, perché. Io sono abituato a vagliare le cose, sì. A dire se la cosa non va bene, sono io il primo a dire ho sbagliato, però bisogna saperlo dire quando si è sbagliato. Quando si butta fumo negli occhi e poi alla fine è facile dire vabbè pioppo non si può più fare, allora o lo fai con uno studio di fattibilità, e perciò ho detto fare o lo fai con uno studio di fattibilità, mi devi far finire. Quello che ho detto. Con uno studio di fattibilità, oppure e dici queste vie vanno questo e questo. Quando parliamo di parcheggi, noi abbiamo un parcheggio di via Pacoret, 50 posti di auto sempre vuoto. Noi abbiamo il parcheggio, quelli fatti, abbiamo il parcheggio dell'ex artiglieria, che tranne per è sempre vuoto. Abbiamo il parcheggio di via Oberdan
giornalmente, giornalmente sempre vuoto. Abbiamo il parcheggio di Via Icco, tanto richiesto, che giornalmente è vuoto. Meno male che abbiamo le persiane che abitano vicino e per evitare di stare a girare almeno fanno l'abbonamento la notte. E magari anche quindi qualcuno che ha una battuta magari va a prendersi il caffè e si mangia un'ottima sfogliatella, allora, diciamocelo, momento, alla pasticceria siciliana, alla pasticeria napoletana. No, no, che cosa non c'entra questo? No, cosa, no, era una battuta, no, ma è per una dire che ci sono delle eccellenze del territorio, non lo sa, non so se sa che un pasticcere lì è il vice campione del mondo per i panettoni. Era una no, battuta. No, no, ma la pasticceria la conosco. Era una battuta per dire che abbiamo delle... Scusa, ma come... Napoletana. Ah, no, perché avevo capito siciliana. No, no, mi era scappato. La conosco Napole... bene. È una battuta. Ah, l'hai detto siciliana. Ecco perché non riuscivo a capire. No, era una battuta per dire... Ma... dire... abbiamo, ecco, è stato un modo anche io per, no, per pubblicizzare, per no, è stata una battuta per pubblicizzare il nostro, le eccellenze del nostro artigianato. Di conseguenza, giusto per una digressione, ti per posso divagare. Dire che malgrado non riusciamo a pubblicizzare le nostre eccellenze, ci sono. Mi è capitato di vedere, di andare lì e di trovare tanta gente di fuori. Evidentemente siamo capaci di gestire le eccellenze. E come, ripeto, noi abbiamo provato a fare qualcosa in Angelo, e purtroppo, ad esempio, noi abbiamo ancora i cuocini di Via Cava chiusi. Motivazione per cui sono chiusi, dobbiamo dirla? Il ricorso di qualcuno che pensava, che purtroppo ho visto anche qua dentro Abate, di qualcuno che pensava di poter gestire Via Cava i cose e partecipare a un bando. Dopodiché non è stato più capace di gestire, ma l'ha fatto pure un ricorso quando gli siamo andati per togliere. Cioè, questa è la mentalità dei tarantini. Era un vostro compagno? No, no, era un tuo compagno, perché l'ho visto seduto qua dentro. Quindi di conseguenza l'ho visto seduto qua dentro, quindi di conseguenza non si tratta di quello a cui stai pensando, perché con quello provavamo a lavorare. Il ricorso l'hanno fatto altro, Che l'hanno acquisito dichiarando come dire, è come quando provai si sente leso, la dice la via della quando provai a mettere a bando il meteorologico a Città Vecchia, che venne la figlia di chi aveva quella gestione e diceva: ma quello è il lobby di mio padre, anche se sta chiuso fa niente, perché in realtà ci gioca. Vabbè, stendiamo un vero pietoso. Poi figlia poi candidata con la Baldassarri, punto. A capo. Punto. Ecco, allora, tornando al discorso di prima, per dire, le piste ciclabili vanno bene laddove ha senso logico farlo. Diciamo non è possibile, non diciamo lo si fa. Dove? No. Secondo te c'è il senso logico? Allora, secondo me, proprio ritornando a monte, proprio anzi a valle, da dove siamo partiti? Quali sono le differenze tra noi e voi? Allora, se lei fa la domanda, possiamo rendere il centro pedonale? Noi rispondiamo no. Perché? Perché prima bisogna realizzare dei sistemi alternativi, perché le macchine fino a prova contraria non si possono mettere in cielo, sia per i residenti che per i non residenti. Quindi, se ad esempio voi aveste pensato di coltivare i parcheggi silos, e le dico per cognizione diretta che furono banditi 3 silos da realizzare nella nostra città e in pieno centro, uno in Piazza Castello, l'altro in Piazza della Vittoria e l'altro vicino ai baraccamenti cattolica, se non ricordo male. Qui mi riservo poi di darle ulteriori non indicazioni al riguardo. Perché mi fermo, era semanializzato ancora. Era vicino, non nei baraccamenti. Vabbè, comunque. No, per questo ho dimenticato una cosa, perdonami. Per finire quando nel 2006 andai a Marina Sud, ho visto una serie di progetti presentati dall'amministrazione. Però diciamolo velocemente, perché tanto No. Ma tutti i progetti lasciati lì, ma senza soldi vicino.
Vabbè, comunque poniamo il caso che, ad esempio, se voi quei soldi della SGP al posto di investirli li aveste investiti, dico per dire, per fare un parcheggio silos anche piccolo, magari una parte del centro si sarebbe potuta anche pedonalizzare in modo più incisivo. Detto questo, comunque, la pedonalizzazione del centro non può prescindere da comunque dei sistemi di mobilità alternativa. Allora, pensiamo ad esempio di creare degli strumenti per muoversi, ad esempio, dalla stazione ferroviaria, così stendiamo un velo sulla stazione ferroviaria, che, scusatemelo, una latrina, non c'è neanche un bar, non c'è più neanche un bar, cioè, allora, è una sui latrina, grandi, sui grandi temi noi lamentiamo di non aver voce, cioè noi col sindaco dobbiamo interfacciarci affinché possa battere i pugni sui tavoli che contano per far sì di smobilitare queste situazioni vergognose, perché quando poi si parla di Taranto del futuro, Taranto moderna, il turismo in incremento, poi vanno alla stazione e il bar è chiuso, cioè... No, vanno a quell'altra latrina del terminal bus in cui, non so se lo sapete, lei lo dovrebbe sapere, Cotugno, lì c'è un bar che è un bar privato. E su a sponte il titolare del bar fa andare in bagno alle persone, potrebbe anche dire non andate perché questa è una mia attività commerciale, ha avuto in un anno 6.000 euro di danni, oltre al fatto che c'è una convenzione per cui l'acqua gli viene pagata per un accordo interno, però tutti i danni che il bar ha subito, perché purtroppo c'è il vandalo che va e rompe, e poi chi paga? Il fesso del proprietario. Bene, quando il bar chiude, non ci sono più bar, non ci sono più bagni. Allora, se io devo prendere il bus alle 11 a mezzanotte, giustamente il bar chiude, non c'è una pensilina, non c'è nulla, e il turista di Taranto, capitale del turismo, dove va a fare la pipì? Per terra? Dietro l'angolo, come i cani? Difatti, cosa si porta? L'acqua e la paletta? Difatti, quello che si sta provando a fare, però poi tutti si lamentano di spostare i parcheggi di d'estate. Ma lì, pullman extraurbani lì un bagno va in città. Cotugno non è che ci vuole tanto, sì, a ma ecologico, tutto quello che volete momento, voi, ma fatelo. Mi provo, la lascio lì. Nel momento in cui si risolverà proprio quel problema di proprietà di quell'area, sì, di quel pezzo, allora si sposta il termine. Problemi di ma di fatto, si era parlato di farlo a Cimino. E difatti noi stiamo lavorando per quello. Alla Croce. Noi stiamo lavorando fatta per la quello. Rotatoria. Noi stiamo lavorando per quello. Ma sono passati 5 anni. No, tante Luigi. No. Luigi. Sono passati 5 anni. È pronto? Sì. A cosa? È pronto il terminal. Il terminal non è pronto, è pronta l'area. No, l'aria, forse... Termina non è pronta, è pronta l'aria. Se poco a poco c'è stato l'altro sabato, era pieno di bus. Solo che c'è un problema di fondo, quello che in questa città, soprattutto da parte della provincia, non si vogliono. I bus extraurbani che si fermano ai due parcheggi di d'estate. In ogni caso... avere quel terminal bus e l'antiturismo. L'antiturismo, ma io ne sono più cioè, che convinto. Significa veramente sputare nessuno, in faccia a Taranto, capitale della più Magna Grecia. Che convinto. Cioè, l'antiturismo. Nessuno più che convinto, difatti, continua a dire che l'extraurbano, ad esempio, non deve entrare in città. Noi abbiamo provato pure, parlo di prima, neanche di amministrazione Bellucci. Perché c'è il progetto per il parcheggio di testata, sempre in zona Porta Napoli, però purtroppo poi sono sempre la, in ogni caso, la sovraintendenza e pericolo. Ma va finire però. No, va lì, perché se tu progetti e poi interviene la sovraintendenza, giustamente, sempre e c'è il problema, è coso. C'è la dilazione del tempo, là che progetti, là che magari c'è pure i finanziamenti, poi la sovrintendenza ti blocca, allora cambia il progetto perché c'è una tomba sotto, bisogna metterla a vista, devi cambiare il progetto, devi cambiare forse la visibilità interna. Allora, tutte queste cose l'amministratore le sa,
viste da fuori sembra incapacità di amministrare. Sempre la signora Maria dice, ma com'è una città in cui Taranto si candida a capitale della cultura, come è giusto che sia, e poi sta capitale della cultura, la stazione è il primo, è il punto di partenza e di arrivo, no? È la base di un'offerta turistica, visto che l'aeroporto c'è stato, i voli civili ci vengono impediti. E poi la signora Maria dice scusa, ma voi volete fare turismo quando, che caspita, non si riesce a svolgere come amministrazione almeno una funzione di impulso per far sì che ci sia un bar? Non è che Bellucci si deve mettere a fare i gelati o deve diventare barista, per l'amor del cielo. Però dico, è normale che in una città che si dichiara, che si vuol dichiarare capitale della cultura, alla stazione non c'è un bar? Allora, ripeto per la seconda volta. E che il giornalario sta per chiudere, allora, altra notizia. Il bar nella stazione mi giunge quasi due anni, un anno e mezzo. Sì, sì. È chiuso. E chi ce l'aveva in concessione? Lo so, da un anno e mezzo. E c'era qualcuno che ce l'aveva in concessione. Evidentemente sì. Se è stato chiuso, non so perché. Però dico, no, ma il problema no, non è. No. Dice, se è stato chiuso, non c'è. Ma ha morto un papa, Ma guardate che il bar della stazione non è che lo gestisce il Comune d'Italia. Ho capito, ma stiamo parlando di una funzione di voglio impulso. Dire, volutamente ma, ho detto. Ma non è che tu che sei ben informato, tu che sei ben informato, sai perché è chiuso il bar della stazione? Io sto a prescindere dalle vicende legali societarie che ci possono essere state. Mi vuoi finire il discorso? Tu che sei ben informato e che sai che è chiuso da un anno e mezzo, perché è chiuso? Mi puoi informare se vuoi fare buone informazioni? Sto dicendo, qualunque sia la causa, non è normale che in una città che si dichiara a vocazione turistica, in una stazione il bar sia chiuso, in una stazione ci sia l'erbaccia, in una stazione si sia trasformata purtroppo ma in un orinatorio, forse tu, e in quella stazione avvengono anche aggressioni. Forse tu hai le idee un po' confuse. Facciamoci una passeggiata stasera. Su quelle che sono le competenze dell'amministrazione comunale. No, le so bene perché sono laureato in giurisprudenza. E se mi stai specializzato sugli enti locali. Se mi stai parlando della stazione. No, è tutto il complesso. Ho parlato della funzione di impulso. Non lo so, esiste una direzione stazione ferroviaria. Esiste l'impulso che un'amministrazione deve avere per far rinascere una città, senti, non solo a parole, ma con i fatti. Poi, la funzione di impulso. Poi dite che do fastidio quando ricordo il passato. Questa non città mi tocca questo passato della Ribello, per capire. Fa fastidio. Questa città che non nel 2000 che sia di aveva avuto una grande idea, quello di fare il parcheggio Taran Camper con tanto di struttura, acquisendo dalla Comunità Europea 5 milioni di euro. Che fine ha fatto quella cosa? Credo che sia abbandonata. Che cosa accadde all'epoca? E adesso ci stiamo arrabattando per vedere come dobbiamo. Che cosa accade? Io devo vedere il bene. No, non se male. Il progettare e prendere i soldi. No, poi... il progettare e produrre. Il progettare e produrre. Allora, perché non ha prodotto le idee che diventano fatte? Perché non ha prodotto quel parcheggio Caravan? Perché non ha prodotto l'inceneritore del Comune di Taranto? Perché evidentemente sono state fatte scelte scellerate. E non le abbiamo fatte noi. E manco io le ho fatte. E allora, ecco perché quando dico... E io censuravo ecco perché quelle quando amministrazioni dico, di ecco perché giusto quando, per inciso. Quando si programma, si dice questo voglio fare, questi sono i fondi allora, e questo è l'obiettivo. Bene. Perché poi se è sbagliato ci si assume tutte le responsabilità. Abbiamo non, ancora, che dice, non abbiamo non molto tempo niente. Ancora. Comunque, Cotugno, la domanda che mi... sto soffrendo di insonnia e quindi molte volte la notte penso dico vabbè, ma allora c'è un'amministrazione comunale, la vostra, che molte volte ha bisogno della stampella dell'opposizione, molte volte, perché non ha i numeri, perché ci sono dei consiglieri ballerini di maggioranza, va bene, siamo d'accordo? Allora io mi domando, ora è nato questo non meglio identificato fronte di cosiddetti dissidenti verso cui il centrodestra dialoga, il centrodestra ha posto la condizione però di uscire dalla giunta Melucci e in questo fritto misto c'è Gugliotti, c'è Stellato, c'è Bitetti, c'è di tutto di più, c'è Musillo,
Il compagno Musillo era compagno? E il nome compagno io la debito soltanto a chi viene da scuola comunista. Vabbè, comunque. E successivo. Vabbè, comunque, uomo di sinistra. Arrivato al PD si è perso. Vabbè, uomo di sinistra, vabbè. Se permetti, vabbè, ognuno vabbè, ha certo, il certo. Proprio, è la propria scuola politica. Melucci non è compagno. A cui, assolutamente no. No. Non lo conoscevo no. In anticipo, non lo conoscevo. Quindi di conseguenza, siccome io sono coerente, neanche molti di io sono lo conosceva. Vabbè. Vabbè. Al di là di questo, se per questo c'è tanta gente sì, che viene sì, da certo. Fuori e viene qui. Certo. Noi abbiamo eletto un certo Caroppo sì, sì. alla Comunità Europea, al Parlamento Europeo, vabbè, anche la Finocchiaro. Anche la Finocchiaro. E di avete fatto eletto io, nel no, Senato no, della no. Repubblica, quello, nella lista venuta, bloccata. Quello, nel bloccato è venuto a prelevare i voti da Taranto. Quello PD. È uno dei motivi. Convenzione d'oro. Quello è uno dei motivi vabbè. Per cui sono uscito dal PD. Vabbè, io sono coerente. Però, stavo dicendo, Caroppo, che fine ha fatto? Eppure due anni fa si è picchiato lo sacco di voi. Sui tamburi! Scusa. Sui tamburi! Scusami, io dove so... stiamo dicendo si chiude! Ditelo ai fessi che l'hanno votato. No, direttore, perché c'è una cattiva informazione. Mi chiedi a me di un candidato della Lega. Io sono Fratelli d'Italia, lo voglio... quindi. Se come se chiedessi allora, a te di un candidato dei 5 Stelle. Stiamo parlando no, di un candidato dei 5 Stelle, io ti posso rispondere. Cioè, ora fine hanno fatto, ti posso non so da Amato. Ma ora c'è io, ma non politicamente c'entra, ti posso rispondere. Ma me... No. Allora, scusa, Cotugno, lei sosterrà Melucci, no? Io sosterrò colui il quale è anche l'indicazione del mio partito, ma a livello nazionale. Qui, vabbè, voglio dire, perché i giochi per una città come Taranto non si fanno nelle bottiche cittadine. Emiliano ha detto chiaramente no, candidiamo finire. Melucci Emiliano e Varese benissimo. Emiliano, non è scontato. Emiliano, se per questo sostiene pure il sindaco di Dardò, sì, se permetti, ma Emiliano ha fatto l'arca di Noè. Emiliano con i suoi e non so quali problemi erano, ha sostenuto pure Gugliotti certo. Con tutta la tranne Pitetti, perché forse siamo stati gli unici vabbè, coerenti comunque ora, anche all'interno dei, vabbè, però, fra quelli ora, assieme bene, a quelli ora per capirci PD, lei che abbiamo votato Melucci allora, quindi di conseguenza qua nessuno si può lavare la faccia vabbè, ma ora lei vuole candidare è favorevole alla ricandidatura di Melucci quando sarà ufficializzata la candidatura vabbè, di Melucci è stato no, detto no, ancora e chi no. Deve venire Arcangelo Gabriele a dirlo l'ha detto anche certo. Letta chi? No, no, ma a prescindere da no, l'ha a detto parte Emiliano che l'ha qui. Detto cioè, stata a parte che l'ha detto Emiliano chi è? Mi dicono che non vabbè, è ma allora, non ci interessa allora uno lei dobbiamo è favorevole definire, lei uno come dobbiamo definire è favorevole a candidare Melucci dobbiamo definire no, c'è uno scoop stasera Melucci non è il candidato del PD no del no. Centro-sinistra o è il candidato del centro-sinistra perché a me risulta dai giornali allora, che leggo come tu la segreteria PD, del PD la ha segreteria Melucci. Del PD ha riconfermato Melucci boh. Dopodiché a quel tavolo si devono sedere ufficialmente i 5 Stelle articolo 1 e i campioni della coerenza i saltimbanchi della politica noi siamo i pagliacci della allora, politica allora io sono legato al governo Conte 2 bella roba Conte che, Conte che è passato no, molto meglio Conte che è passato in una settimana da Salvini dai porti chiusi ai porti aperti io non ci ho capito niente ho capito solo una cosa che Conte voleva la poltrona o non è vero allora tu stai parlando di governo Conte 1 che non ma è sempre mandato. Lo stesso Conte governo non Conte è un 1 Conte. Non l'ha mandato a fare a quel paese no, io no. Governo Conte 2 l'hai mandato a fare sì ma il Conte 2 governo il Conte 1 Conte, sono sempre di Conte politica sto parlando sì ma è Conte di sempre. Politica sto parlando sì non ma di è sempre studiaria. Conte di politica sto parlando è Conte sempre quando parlo di Conte parlo del presidente di un partito adesso e prima che così va bene presidente del consiglio era il presidente del consiglio alleato che prima della Lega dopo una settimana Lega, del PD prima alleato fra Lega Alleanza Nazionale Forza Italia perché no, il primo Conte... governo Conte benissimo hai le idee un po' confuse no ce le ho chiarissime hai le idee un po' confuse Conte ha fatto il salto in banco dalla Lega Alleanza Nazionale Forza Italia proposero
assieme a 5 Stelle, proposero con, e ci sono caduti tutti. Il governo era Lega, cioè, Movimento forse, 5 Stelle, cioè, forse, se io non mi sono imbambito. Il governo era questo. Lega, Movimento 5 Stelle, ma con l'appoggio di Alleanza Nazionale. No. Ah, Fratelli d'Italia, chiedo scusa. No, ma che no, 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 non mi risulta. Di quale partito stiamo parlando? No, di quale Conte siamo parlando? Scusa, Conte 1, di quale Conte siamo Lega parlando? Più Movimento 5 Stelle. Da quanto tempo? Conte 1. Da quanto tempo? Oh, questo è Conte 1. Fratelli d'Italia non è mai entrato. Lega più Movimento 5 Stelle. Vuoi dirmi che il centrodestra era assente? Ma non me ne frega del centro, io sto dicendo quello. Vuoi dirmi che il centrodestra era assente? No, non so se la presenza. Vuoi dirmi che il centrodestra era assente? Ma è la storia, non è una 2018, perché lui ha detto guarda, ma che è inutile che mi parli della Lega, perché ma 2019 stavo parlando di Caroppo, sì, ma Conte, è un centrodestra, sì, unito, ma Conte era, unito, era sostenuto, che fosse Lega e cose, che il ministro dell'interno di Conte 1 era, se ogni giro di Valzer ci cambiamo, scusi, la, Cotugno, la cosa, sto adesso Lega, ah, poi Forza Italia, poi non presentiamo, scusi, le liste, scusi, Cotugno, ma civici. Io per questo ho detto io sono partito con un'idea, ecco, e il resto di, ecco, quell'idea, ma il signor Salvini era il ministro degli interni di Conte 1? Certo. Ah, ho detto tutto. E beh, con questo. Poi quel Conte che chiudeva i porti col cartello davanti, porti chiusi, li riapre. Conte, Salvini. No, Conte. Salvini Conte chiude. Che li chiudeva a fianco a Salvini. Vabbè, quel Conte passato alleato avrai, del PD, li riapre. Avrai le idee, no, un come po' le idee confuse. Il Conte che chiudeva i porti era, no, alleato di Salvini, Conte, o era che, alleato mio. Il Conte che chiudeva i porti, se per questo pure sui fatti di Genova era alleato di Salvini, pure sui fatti di Genova c'era tutta la destra, no, lasciamo Genova, perdere Genova per fomentare, per fomentare, ah, tutto quello che è accaduto. Vabbè, comunque andiamo alle cose, ritorniamo al, no, perché non conviene, per me Conte politicamente è un pagliaccio, politicamente nel, ma senso che uno che cambia, che cambia idee, che cambia faccia, perfetto, double face, come i giubbotti che li metti da una parte e dall'altra. L'importante è che il giubbotto però sia sempre addosso. Okay. Torniamo al tema dei temi. Abbiamo nominato quella realtà incandescente, veramente, quella che si chiama Ilva. Allora, io ho fatto i conti. Abbiamo 10.300 dipendenti. Perfetto. Assunti da dipendenti di ArcelorMittal, di Acciaierie d'Italia, ex ArcelorMittal, ex Ilva e alcuni non più ex Italsider, penso che si sono estinti quelli dell'ex Italsider, di morte naturale purtroppo, anzi. Allora, 10.300, 1.700, 1.800 sono Ilva, ex Ilva in AS, abbandonati a se stessi, a 900 euro al mese moriranno in quella condizione. Poi ci sono, quindi sto facendo i conti, 10.003. Facciamo i conti, Giovanni dall'altra parte, facciamo un po' i conti. Giovanni prende la calcolatrice e mi fa 10.300 meno 1.800. Quanto fa? Giovanni, che con la calcolatrice li stai facendo, non a mano. Allora, 10.300 meno 1.800 fa? 1.800. 8.500. Benissimo, 8.500. 3.500 di questi 8.500 sono sistematicamente a rotazione in cassa integrazione. Allora, 8.500 meno 3.500 con le manine arrivo, sono 5.000. Poi ci sono altre 5.000 dell'indotto che non vengono pagati da mesi, cioè gente che da 4-5 mesi non prende lo stipendio dell'indotto, non lo dico io. Scusate, ma mi dite di grazia dov'è la ricchezza dell'Ilva? Mi dite di grazia a chi fa paura se l'Ilva chiude? A chi ci mangia forse con l'Ilva? Cioè, fatemi capire, perché se erano i 40.000 dipendenti degli anni 60, uno dice, oh, è 40.000 persone, dove vanno a mangiare a casa tua? Ma qui stiamo parlando di una fabbrica che, oltre a essersi avvitata su se stessa ed è un catorcio che si è attorcigliato e si sta proprio piegando su se stesso, dal punto di vista occupazionale, sono schiavi. I dipendenti di Acciaierie d'Italia sono schiavi. È vero o non è vero? Lei da uomo di sinistra lo deve riconoscere. Andiamo avanti. Quindi, alla fine dei conti, sto facendo i conti della serva, cosa rimangono? 5.000 unità. Solo se poi consideriamo le politiche. Ma quando ci sono le persone in cassa integrazione, sì, quando ci sono le persone
Chi le paga? Lo Stato soprattutto. E lo Stato non potrebbe mettere i soldini per smantellare, perché smantellando quel mostro ci sono 30 anni di lavoro. Mica stiamo smantellando il bagno di casa mia o di casa sua, Cotugno. Caro, il bagno di casa nostra in tre giorni si smantella. Caro signor Abate, le ricordo che sulla zona di Napoli, una certa zona che si chiama Bagnoli, chiusa nel 2000, È rimasta così. Siamo arrivati al 2021. Perché si sono succeduti i governi. E che dobbiamo fare? Bonifica non è stata fatta. No, io voglio le bonifiche. Bonifica non è stata fatta e 5.000 posti di lavoro persi. E che facciamo? Persi in maniera. E noi dobbiamo batterci per le bonifiche, non per gli ultimi 12 che erano stati a carico dello Stato e quando. Quindi, per cortesia, quando l'IVA da Ravanna e Mittalozzo non è questione. La bonifica, perché io non ero manco d'accordo con chi venne a Taranto e dice facciamo il grande parco giochi. No, sarebbe un no. Non il parco giochi, sarebbe. Non ero neanche d'accordo con si fanno mille su chi cose. Venne a Taranto e diceva facciamo un grande. E la Tarantina era caduta. Perché i Tarantini hanno creduto a persone che non avevano storia. A chi hanno creduto? E intanto ne vogliono votare. A certi giornalisti che non hanno mai parlato di ambiente. E li hanno votati perché anche il cane mio sarebbe stato eletto con il Movimento 5 Stelle. Il conteggio che stavi facendo tu, perché volevo che arrivassi da un'altra parte. E sono arrivato a 5.000. Perché poi di questi 5.000 quanti sono Tarantini? No, quanti sono della provincia? Quanti sono della Basilicata e quanti sono della Campania? Allora, alla fine, vuoi sapere, detto alla tarantina maniera, 2.000 cristiani sono tarantini, Cotugno. Io li rimpiego in mille modi. Se non vado errato, tu di origini sei samarzano? No, assolutamente. Sono tarantino. Tarantino a tutti gli effetti. Ecco. Sì. Però poi vorrei capire da noi. Se 525 famiglie di Grottaglie, farendo le più grosse, 571 famiglie di Massafra, famiglie con capi famiglia, 318 di Palagiano, 447 di Statte, lavorano 20 anni lavorano 30 anni per smantellare l'IMP. Non si tocca un capello. No, stai parlando quanti sono i Tarantini? Sì, quindi sto parlando di quello della provincia. Cioè, il totale devi fare. Sì, ma il cittadino di Palagiano. No, 10.300 sono in tutta Taranto e provincia. Allora, appunto, devi farlo per 10.300. Appunto, devi farlo per 10.300. Meno 1.800. Meno 3.500. Non devi fare quel conto. Devi fare il conto. Perché non è che dici che mi tengo quelli che stanno in cassa integrazione. Continuo a mantenere in cassa integrazione. La forza lavoro è di 5.000 persone. Cioè l'ILVA. La forza lavoro è di 10.000. Sì, ma l'ILVA lavora con 5.000. Se poi si mettono i benefici dell'amianto e gli incentivi ad andare via, forse si fa prima e si chiude. Vabbè, comunque, ognuno. Forse continua a non voler comprendere. Però c'è un problema alla base di tutto. La vita, il diritto io alla la vita, leggo. Alla salute viene prima io di tutto, la prima forza del lavoro. Lavoro io la leggo su 10.398 se non vado di forza lavoro comunque a carico nostro. Allora devi dare 10.300 più le famiglie dell'indotto che se non prendono 5.000 non lo prendono più. No, a parte che non lo prendono 10.000, da 4-5 mesi non prendono stipendio. Scusate, ma Che 4-5 mesi non prendono stipendio, ma la colpa non è manco mia. No, che ci mancherebbe, Cotugno, che colpa. Allora ricordo uno dei primi commissari Ilva che mi disse perché noi lo incontrammo come comunità, lo incontrammo ed era stato segretario dei Verdi anche ministro dell'ambiente. Lui venne, fece il commissario Roscagno, Ronchi. Quando lo incontrammo parlammo di quello che si poteva fare, era una mente eccelsa. Lui disse chiaramente, non ricordo che governo c'era all'epoca, o faccio finta di non ricordare, disse: se il governo non mi ci mette i soldi, io non resto più di un mese qui perché non devo campare a spese dei tarantini. Tant'è vero che un mese dopo Ronchi dette le dimissioni da quel suo governo. E fu coerente. Ed era coerente come persona. Okay.
Dopodiché si sono succeduti una serie di trick e ballacca, dove tutti quanti sono stipendiati. Sì, sì. Super stipendiati. E Taranto, la mia Taranto, la tua Taranto, la nostra Taranto, sta ancora in quelle su condizioni. Questo siamo d'accordo. Quindi di conseguenza, qua è inutile che non mettiamo a fare le spadaccine. Però dico una cosa, da una vanna, Cotugno, dobbiamo provare a fare le cose. Ma dico solo una cosa, che un sindaco quando vuole, per ogni ordinanza, per ogni sforamento fa un'ordinanza. E quando un procuratore, quando un magistrato si trova a fa il dogno ogni giorno, di 20 ordinanze ogni giorno. Tanto è vero che l'ultima ordinanza c'è stata bocciata. Fatta male. Vai. Fatta legalmente male. Perfetto. Tanto è vero che il Consiglio di Stato ha detto, caro sindaco, ha detto tra le righe ovviamente, il punto che tu hai sollevato non era quello nevralgico, era perdente, tanto è vero che io ti sto bocciando. Diverse erano le motivazioni sollevate dal TAR, sulle quali motivazioni la difesa del comune di Taranto, l'azione legale del comune di Taranto, non è stata affatto incisiva. Ricordo un referendum fatto a cui parteciparono prima dell'arresto dei Riva. Sul Ilva sì, Ilva no. Quanti anni fa andò a votare? Cotugno, il 25.000 tarantini. Quanti anni fa, prima dei Riva? Vergognoso. Prima dell'arresto dei Riva. Vergognoso. Sì. Vabbè, che dobbiamo fare? Poi sono diventati tutti quanti ambientalisti. Anche il sindaco. Avevano bisogno dell'ambiente. Anche il sindaco è diventato ambientalista. Prima non lo era. Che cosa? Non era ambientalista. No, era... Disse, quando io gli dissi se chiudiamo l'Ilva, disse è una pazzia, perché se chiudiamo l'Ilva lei vuole ridurre la città a 50.000 abitanti, c'ho l'intervista. Certo, io sono dello stesso avviso. Forse di morti si perché ancora dicendo. Perché ancora non mi hai detto come fai lavorare. Per smantellare ci sono 30 anni di lavoro. Stato ha dato 400 milioni di euro ad ArcelorMittal per entrare nella nuova governance. Se il governo avesse stanziato questi soldi destinandoli agli operai, parleremmo di un altro discorso. Stiamo parlando dello Stato, certo, del Comune di Taranto. No, dello Stato, che c'è? Stiamo parlando dello Stato del Comune italiano, di Taranto. Mica il Comune di Taranto. Forse ti ricorderò. Mette i soldi per lì. Forse ti ricordo che l'acciaieria... come italiano, Acciaieria d'Italia è un interesse nazionale di questo paese, non della città di Taranto. È un interesse mortale. Un interesse nazionale di questo paese. Allora, direttore. Il centrodestra, devo dire, ha una posizione. Io non la condivido per nulla, quindi nessuno mi può dire che sono vicino al centrodestra, che è ovviamente per l'Ilva aperta, ambientalizzata ma aperta. Però ho notato che alla fine centrodestra e centrosinistra sull'Ilva dicono la stessa cosa. Allora, direttore, su questa tematica non dobbiamo fare né demagogia né dobbiamo prendere in giro i nostri concittadini. Allora, a tutti farebbe piacere vedere una città senza Ilva. Ah! Benedetta la Madonna. A tutti farebbe piacere poter tornare indietro, penso a qualunque essere umano, e modificare gli errori compiuti nel passato. Ma questa cosa non è fattibile. Non è fattibile perché, come ha detto anche il consigliere Cotugno, l'ex Ilva, è di interesse strategico per la nazione. Ed è stato votato. L'acciaio è strategico, l'acciaio, non l'Ilva, attenzione. L'acciaio è... Allora bisogna cambiare lo strumento di produzione, allora. Infatti noi confidiamo che... L'acciaio lo si producesse non a Taranto, in un'altra città, Taranto. Il problema è che oggettivamente, direttore, proprio le esperienze passate ci dovrebbero insegnare e far comprendere che questa non è una battaglia che può essere compiuta solo all'interno degli apparati giudiziari. No. Questa è una battaglia che va vinta con la politica, quella con la P maiuscola però, non quella politica che è stata fatta da Renzi, Calenda, Emiliano, Conte, da ultimo, che è venuto a Taranto un anno e mezzo fa,
dicendo ora Giorgetti, ditemi, per la par condicio, ma Giorgetti, Berlusconi, tutti sono tutti venuti a fare. Partiamo dal 97. Da D'Alema in avanti. Io partirei anche prima. 65, i ministri dell'ambiente che andavano in galera. Dal 65 comunque, in poi, quelli che siano, certo. Partirei dal 65. Ci sono state delle politiche industriali scellerate che hanno sacrificato la nostra città in un modo vergognoso, però oggi noi questo problema ce l'abbiamo. Allora, l'Ilva, noi potremmo avere una Taranto senza Ilva quando Taranto diventerà una repubblica a parte come San Marino, dove i tarantini si potranno autogestire fino a quando la città farà parte dello Stato italiano. Esistono le leggi, perché altrimenti l'Italia non potrà più essere una invece chi inquina sta aperto. Mi togli una curiosità, sì. Luigi, che hai fatto al referendum? Ho votato per la chiusura. Quale grande pubblicità si è raggiunta a Taranto? La grande pubblicità per Taranto sarebbe stato 150.000 tarantini che andava. Siamo 150.000 d'accordo. E cosa vuol che dire? Che consigli? Questo? Ma perché lì? Ma perché? Discarica Pater Grazie e cosa? La Giuta Riva. No. Ma dite, Castor, no. Guardate che adesso è uscito fuori che noi ne abbiamo una discarica intestata all'Ilva, mezza che colpa. Abbiamo legni che inquina e si prendono le royalties. Non c'è da una vanna all'altra. No. Ci abbiamo legni una soggetto discarica. Altamente inquinante. Se abbiamo una discarica per metà piena in agro di Martina e lei ci rifà le strade o no? Cioè forse se posso completare, prego, devo dire chi ha comprato. No, le royalties io sono contrarissimo. Vabbè, tu sei contrario a tutto. No, sono contrario a chi cerca di, come dire, piegare, no? Come fanno le grandi industrie, come fanno i grandi potentati economici sulle amministrazioni. Allora, in generale Direttore, io per completare, quindi siamo arrivati, io dicevo fra poco appunto, finisce la scheda di registrazione, mi dice che il buon Giovanni dalla telecamera. Purtroppo però noi non possiamo omettere di evidenziare che secondo noi la politica che è stata adottata dall'amministrazione comunale è stata sbagliata sulle tematiche ambientali. Perché? Perché non è attraverso il ricorso giudiziario che il problema va risolto. Il ricorso giudiziario perdente, con consulenze di avvocati pagati a spese dei contribuenti. È troppo facile vincere il giudizio in primo grado con la fascia tricolore, andare giù al Consiglio di Stato. Il problema va affrontato con la politica, con tutta la politica. Io lancio un monito qui, approfitto che c'è il consigliere Cotugno. Noi vogliamo essere partecipi anche noi di questo dibattito, anche se siamo opposizioni. Noi vogliamo avere la possibilità di poter dire la nostra, anche e soprattutto sulle tematiche ambientali. Vedo che concludiamo con Cotugno. Non è cambiato in niente. Fratelli d'Italia. Non è cambiato niente. Non siamo mai stati coinvolti. Un consiglio comunale del 2018 in cui siamo stati capaci di fare tre ordini del giorno. Uno del centrodestra con Fratelli d'Italia in testa. Uno io non conosco il contenuto, quindi non posso uno replicare. Uno degli ambientalisti, non conoscendo il contenuto. E uno della maggioranza. Ok, siamo che provava a fare da tramite fra gli ambientalisti che poi si sono spaccati tra di loro. Cotugno, siamo proprio fra il centrodestra. No. Cotugno, siamo proprio in chiusura, parliamo di politica. Però consentite, io non ho ancora capito cosa significa transizione ecologica. Per me transizione ecologica vuol dire solo una cosa, Ilva chiusa. Il resto è tutta. Allora, hai le idee un po' confuse. No, le idee molto chiare. Transizione e non ecologica. Ammetto che i cittadini possano essere, sei passatemi l'espressione, confuso. Infinocchiati. Ciò che infinocchiati. No, l'infinocchiamento è dire che la transizione ecologica serve solo e soltanto. No, la vera transizione ecologica è con la chiusura. Non è solo e soltanto per quello. Ringraziamo, siamo proprio in chiusura. L'avvocato Pietro Pastore, grazie, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, il consigliere comunale Mimmo Cotugno, articolo 1, Taranto bene comune, chissà se, domanda, sosterrà il sindaco Melucci alle prossime comunali. Chissà, chi vivrà, vedrà. Allora, io sono un uomo di maggioranza e fino a che c'è Melucci, io sto con Melucci. Ecco, poi, se il giorno dopo l'elezione, cioè nel momento in cui saranno presenti le liste,
Si ricandida, c'è Melucci, si ricandida. C'è Melucci e non c'è rottura nel centro-sinistra, io sto con Melucci. Va bene, diciamo che quasi con Melucci al momento. Chi vivrà vedrà. Chi vivrà vedrà. Io continuo a fare politica. Va bene, grazie a tutti. Non sono amici da più tavoli. Alla prossima. Chi vivrà vedrà.